Da diversi anni si cerca una soluzione per rendere il traffico collettivo su ruota più scorrevole e meno soggetto al traffico privato. Ma a parte le corsie preferenziali, fino ad oggi non molto è stato fatto. Ma proprio dal paese maggiormente in via di sviluppo in tema di traffico e mobilità, ovvero la Cina, arriva un'idea rivoluzionaria che già da tempo era stata proposta come concetto attraverso dei rendering 3D. Si tratta del TEP One, un vero e proprio bus di enormi dimensioni che sovrasta le auto come un hovercraft da terra. Una trovata geniale che per la prima volta è stata inaugurata ancora in veste sperimentale ma reale. Le misure sono davvero impressionanti. Lungo 22 metri, ha un'apertura centrale a ponte dove transitano le vetture di 7,8 metri. Si possono collegare insieme fino a 4 unità, creando un serpentone capace di trasportare comodamente ben 1200 persone, alla velocità massima di 60 km/h. Chiaramente è un progetto destinato a quelle realtà urbanistiche di nuova concezione e difficilmente proponibile da noi se non in tratti autostradali. Ma è chiaramente un'ottima idea che può facilmente trovare applicazione, una volta risolti alcuni dettagli tecnici.